La Pasqua è alle porte e ancora una volta tante famiglie sono impegnate nei preparativi di questa festività. Mi viene da chiedere, cosa ci viene in mente quando sentiamo pronunciare il termine Pasqua? Probabilmente le prime cose che associamo sono l'agnello pasquale, la colomba pasquale, poi ci sono le praline, le torte, le ciambelle e ovviamente il simbolo consumistico per eccellenza, vale a dire le uova di cioccolato. Ma ahimè, molti purtroppo non vanno oltre e non conoscono il vero significato della Pasqua. La parola Pasqua in ebraico significa passare oltre. Non aggiungo altro e vi invito a seguire il caffè biblico di domani mattina, dove sarà spiegato il significato della Pasqua per gli ebrei e il valore che assume oggi per noi cristiani. In questa meditazione voglio invece parlarvi di un'altra festa legata alla Pasqua, la festa dei pani azimi, che tutto era tranne che una festa consumistica. Il nome della festa è dato dai pani non lievitati che per tutta la festività venivano consumati, vale a dire le azime. Le azime sono realizzate impastando la farina e l'acqua senza l'uso del lievito. La Pasqua e la festa degli azimi sono strettamente collegate perché gli ebrei le festeggiano contemporaneamente. Tanto è vero che nel Vangelo di Luca, al capitolo 22, al verso 1, è detto la festa degli azimi detta la Pasqua. Perché il normale pane doveva essere sostituito dalle azime, ovvero da pane non lievitato durante questo periodo? La spiegazione si trova in Deuteronomio, al capitolo 16, al verso 3, in cui è detto «Non mangerai con queste offerte pane lievitato, per 7 giorni le mangerai con pane azimo, pane d'afflizione, perché uscisti in fretta dal paese d'Egitto affinché per tutta la vita ti ricordi del giorno che uscisti dal paese d'Egitto». Infatti gli ebrei erano dovuti partire in fretta dall'Egitto nella notte che Dio li liberò dalla schiavitù e non c'era tempo per far lievitare il pane, così il pane era senza lievito. In seguito, nella Bibbia, il lievito è stato associato al peccato o comunque ad un'impurità da rimuovere. Ciò è chiaro anche dal testo di Prima Corinzi capitolo 5 versi da 7 a 8, in cui l'apostolo Paolo dice: «Purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né col lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità». Dal momento che Gesù è la nostra Pasqua, i credenti dovrebbero vivere continuamente in uno stato di festa di azimi, cercando di tenere il lievito, che in questo caso simboleggia il peccato, come la malizia oppure la malvagità, fuori dalla propria vita. Difatti non si può sperimentare la vera fede in Cristo se questa esperienza non è accompagnata dagli azimi, ossia da un vero ravvedimento e il desiderio di seguire il Signore. La festa e la Pasqua cristiana ha un valore profondamente spirituale e se viene vissuta solo come una festa consumistica, allora questo sarà solo un periodo dell'anno in cui fare l'ennesima buffata, ma non avrà nessuna influenza positiva sulla nostra vita cristiana. La mia speranza per me e per voi che ascoltate è che non andremo solo a comprare regali, uova di cioccolato e dolci vari. La speranza è che non annegheremo nel consumismo più sfrenato, ma che possiamo vivere questi giorni come un'occasione per permettere a Cristo di continuare a trasformare la nostra vita, purificandola dal lievito del peccato. Dio vi benedica e buona giornata a tutti.